una grande ironia. Ringrazio Antonio Luliano che ha voluto venire proprio perché si sente radicato nella sua città, anche in quelle che sono le sue manifestazioni artistiche popolari. Io vi invito ora a alzarvi, a fermarci nuovamente lì al pianoforte, perché tu ci hai promesso una canzone finale, nuova, del Lino D'Angelo, adesso quasi autobiografica. Io penso che questa canzone che faccio, insomma, così al pianoforte, sia la canzone più rappresentativa, visto che abbiamo raccontato una storia, no? Una storia. E quindi questa è una storia, questo è il pezzo che sta nell'animo di tutte le persone che mi hanno sempre seguita e che ogni sera io devo cantare per forza. Si chiama Cantautore ed è proprio la mia storia, vista proprio da... Allora, andiamo al pianoforte. Mille lire in da sacca e un bacio di mia madre, la maronna t'accompagna quando passi fa. Non fa tardi sto un pensiero, metto tu cappotto e poi mi si scala, mi riceve sta d'accordo. E lo stesso pullman mi portava ogni mattina, ragazzori a Napoli, Anciporto, galleria. Giovane cantante, vecchia gloria musicista, molti lo chiamavano il mercato degli artisti. Canto, canto, io dicevo a quella gente che non si buttava niente. Canto, canto, ho vestito sempre stesso, solo che non la teneva. Venditore di gelati ai treni alla stazione, prendo il posto di mio padre stanco e un po' invecchiato. Tempi duri, con mio pane vecchio in asemano, che lo mangia solo chi non vuol morire di fame. Con manomma amare sta affunnando e trova aiuto, con manu creature mezza folla trova mano, con manu cecate dinta notte trova vista. Io quel gelataio improvvisamente artista. Canto, canto, io dicevo a quella gente che non si importava niente. Canto, canto, songo musica e parole, songo io stessa sta canzone. Ti applaudiamo. Dai, intrego il maestro Torto. Grazie. Antonio, grazie. Nino, grazie. Molte grazie e complimenti. Adesso tutti dobbiamo uscire dal fondo dello studio qua, come prassi del programma. Una bella storia, molto, molto umana e divertente. Grazie. Prego. Maestro.